Che è successo? Come ha fatto a bruciarsi così? Un branco di ripugnanti a sud di Belknap. Non apprezzavano i suoi tatuaggi. Gesù, quei pazzi bastardi sfigurano i loro corpi in genere, non le persone che cercano di reclutare. Boozer non era una recluta. Anche Tucker dovrebbe accordarsi con loro, come Mike. Ammettilo, Ricky, lui non capisce. Carlos non rispetterà per molto gli accordi con Lost Lake e Mike non se ne rende conto. Ne sa più di quanto credi. Hai sempre avuto un lato positivo, Dick, ma fai di tutto per nasconderlo. Una propria orda di furiosi. Grazie per la testa di stima. Credi che si raggruppino per un motivo? Una specie di comunità? No, la loro mente è andata. Ricordo di aver letto qualcosa al riguardo. Il virus altera un'area del cervello e il lobo frontale... Non puoi credere a una sola parola di quello che dice. Eddie è troppo buona. Mike, non ne abbiamo abbastanza per chi contribuisce alla causa. Figuriamoci per uno storpio del cazzo. Non è uno storpio, no, può lavorare, aspetta. Può... Io dico di dargli un bel calcio nel culo. Mike, non è la nostra filosofia. Cristo, ma sentila. E tu? Sei stanco di fare il cane da riporto di Tucker? Raymond, smettila! Non chiamarmi così. Ora sono stanco, cazzo. Adesso Cristo! Basta! Visto! Sappiamo che razza di uomo è e cosa sarebbe... Tu smettila! E tu metti via quell'arnese! Mike, è stato Dickon a portarmi la ragazza... Sì, lo so! E so bene che razza di uomo sia e ciò che ha fatto. Ha fatto tanto peggio di te? Di Ricky? Oppure di me? Siamo stati tutti nell'incubo schizzo. Abbiamo fatto tutti cose di cui non andiamo fieri. Ci serve un motociclista. No, aspetta un attimo. Mi serve solo qualche giorno e degli antibiotici. Certo, Mike. Quello che decidi mi va bene. Seguimi. Non mi... E lasciami in pace. Quindi sei stata tu a portarli al campo? Non proprio, schizzo. Boozer aveva bisogno d'aiuto. Ma è entrato tranquillo in infermeria. Il negozio non è il massimo della sicurezza. Dovevi risolvere il problema settimane fa. Oh, perché? Ora che vai a letto con Eddie, devo aggiustare le sue serrature? Ricky dice che non lavori più per Tucker. Hai scelto di mandare qui quella ragazza. Scusa se ti ho mentito riguardo le missioni per Tucker. Da quanto siete randagi, tu e Bill? Non lo so. Il tempo non ha più molto senso. Se non mettiamo radici... Scendiamo a patti con questo mondo e non coltiviamo piante commestibili. A primavera non sarà rimasto nessuno. Se accetti di aiutare Boozer, possiamo restare qui finché non si sarà ripreso. Te l'ho detto, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Senti, io ti giuro che appena si sarà rimesso, raccogliamo la nostra roba, prendiamo le moto e scompariamo a nord, va bene? A nord, eh? Ho visto un campo lì, vicino a Smith Rock. Boozer non c'è mai stato. Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle, è ora di voltare pagina. Un nuovo inizio, eh? Beh, posso capirlo. Ora lasciami solo, devo riflettere su alcune cose. Certo, ma è come vuoi. Se serve qualcosa, chiedi a Ricky di chiamarmi via radio.